Una buona giornata cari telespettatori, un buon caffè, davvero ritorniamo all'ombra dell'ausiliatrice eh, qui a Valdocco, eh, lo facciamo con Don Daniel Altuniez, Don Daniel buona giornata e benvenuto. Buona giornata, come stai? Aspetto che tutto bene. Noi no? tutto bene e lo speriamo anche per i nostri telespettatori. Beh, svegliamo questo piccolo mistero, non solo noi siamo di casa qui, anche tu eh, hai la fortuna di vivere nella culla del carisma salesiano che è la Basilica di Maria Osiliatrice eh, Valdocco. Con un compito particolare eh, lo avranno notato, secondo me, i nostri telespettatori. Questo bel accento argentino, eh. <ride> veramente. Eh, sì. Accento argentino, quindi eh, rimanda anche alle origini del nostro certo. Papa, i primi missionari salesiani certo. in, in Argentina. Quanti dal Piemonte sono emigrati in certo. Argentina? Eh, Qua ti trovi a svolgere un compito molto importante all'interno della congregazione che è quello di Presidente di Missioni Don Bosco, che è quel, quell'ente che si occupa di sostenere, progettare, eh, alimentare e anche finanziare le attività missionarie eh, dei salesiani in tutto il, il mondo. Eh, Aiutaci solo un attimo a comprendere, eh, quanti paesi, quante realtà, eh, eh, qual è il, la grandezza di questo movimento e l'impegno necessario? Cioè, prima eh, una sintesi benissima, eh, noi in questo momento possiamo dire 124-120 paesi no? che stiamo lavorando di più. Tutto questo paese no, dove c'è la congregación salesiana claramente, no? Dove si si fa il, il sviluppo de, de, la, de nuestra nostra opera, il nostro lavoro carismatico las e le persone sono migliaia per dire, no? E l'impatto Salesiani volontari, tanti, tanti persone con le quali noi lavoriamo y e después l'impatto che c'è, il lavoro che noi facciamo in, in stesso posto, no? come perdere l'Africa, perdere Latinoamerica, perdere Mongolia, Cina, tanti, tanti paesi, eh, possiamo dire che si fa tanto, tanto lavoro, sì. è veramente è, è una sfida interessantissima, è una lotta di tutti i giorni. No? Diciamo. È un impegno costante tutti i giorni, tra l'altro, cioè. noi anche eh, spesso no, eh, troviamo i messaggi al termine eh, della celebrazione in diretta dell'Eucarestia che propongono e fanno conoscere quello che è la realtà di Missioni Don Bosco. In modo particolare noi siamo fortunati oggi perché tu eh, da pochi giorni eh, torni da un viaggio in Africa, un viaggio che hai eh, documentato e, e che pian piano eh, Missioni Don Bosco propone all'attenzione dei suoi lettori mm. e, e del suo pubblico. Beh, raccontaci qualche cosa di questo viaggio, dove sei stato, eh, qual era Bene. la finalità. Bene, io certo che prima, nel eh, mese di marzo, sono andato, quando com eh, ha cominciato la guerra in Ucraina, sono stato però qualche giorno, no? Però veramente per dire come viaggio è questo, no? De, Come presidente di missioni. Sono stato nel Congo, l'Africa, eh, Kinshasa e dopo Brazzaville. No? Eh, un viaggio di 15 giorni, eh, con cioè, più aneddote per dire, eh, raccontare. No? Però andiamo a quello che per me credo che è più importante trasmettere. No? La prima cosa, dico, eh, per me una realtà più diversa. Io sono argentino, come tu l'hai detto. Eh, pensare Argentina l'Africa eh, non so la, la testa uno dice co, co, come è questo no? un argentino che vive in Italia eh, va a, certo. a vivere in Africa per dire ma vediamo bene i progetti che stiamo sostenendo cosa capita qual è, è la realtà certo e noi abbiamo detto bueno, dobbiamo visitare questa ispettoria nostra che è a eh, dall'Africa nel Congo per eh, conoscere la realtà Prima cosa, prender el contacto con la persona, no? eh, prender el contacto y el proyectos y tanto proyectos que nosotros hacemos. Yo debo decir una cosa: la primera cosa para mí eh, al arribar a, a Kinshasa, era como, no sé, so, viene una, una cosa más grande, imagina, que te usa no la testa, el cuore. ¡pum! Un Colpo? Un colpo al cuore. Terribile, terribile. Che tu l'unico, prima cosa che uno dice prendo il cellulare per prendere la foto, dopo cioè, no, non è possibile prendere la foto, cioè, perché l'occhio, il cuore, è di, cosa guardo, cosa vedo qua? Questa è una realtà che mai ho visto nella mia vita. Per me è stata una cosa più forte. Cosa ha fatto? Zito. Non poteva fare niente. Guardava eh, così. Nascondiamo il cellulare e viviamo la realtà fino in fondo. Certo, così, ho fatto così. No? E perché? Perché la prima cosa che, che io vedo è tanta gente, no? tante persone che andavano a piedi di qua, di là, tante macchine, tante motociclette, tutta una massa, diciamo, che si confondono, tutto si confondono, le persone con il mezzo di trasporto, con eh, il grido, con eh, la mancanza di… non so, è cosa, una cosa più strana per me, è strana nel senso eh, che ti colpisce, no? debusa, come dico io, il cuore, tu dici, Dio, cosa è questo? No? Eh, questa è la prima cosa che io voglio dire e condividere. La seconda cosa che eh, veramente lo dico, no? io ho ringraziato a Dio e ringrazio a Dio, detto, Dio devo ringraziare di de, de poter vedere questa realtà. Ringrazio a Dio, cioè, ho potuto vedere, stare. tocar con le mani manos una realidad de pobreza, una realidad de, de sofferenza, una realidad più fuerte para la humanidad, para, para la persona, ¿no? Porque uno cosa, yo cosa pensato, qué Cosa he ¿Por qué nos viviamo così en nuestro mundo? ¿Por qué tanti per uno? ¿Por qué niente para otro? ¿Por qué, bambini, pie nudo? senza niente nel corpo, perché, no? Qu questa è una domanda che era un ritornello per me permanente, no? perché questa realtà, eh, che era quello che a me mi ha colpito, oggi è un ritornello permanente nella mia testa, quello no? che io ho guardato. E i salesiani che hai incontrato e che sì. operano in questa realtà hanno in qualche modo risposto a questa domanda? Certo, benissimo. Eh, altra cosa che devo dire dei salesiani che quasi sono tutti congolesi no? in questa ispettoria eccetto qualcun italiano che è missionario quindi, quindi un carisma che è cresciuto lì. Abbiamo, Don Bosco è cresciuto in quella sì. terra tantissimo perché oggi eh, io posso dire in il Congo in questa ispettoria di 150 salesiani che sono una più giovane 50% son personales, personale, jóvenes en formación, ¿no? Es eh, una inspectoría que ha, digamos, explotado, ¿no? A energía, explota. Eh, sí, es una cosa muy bella eh, esto, ¿no? Carismáticamente. Sales y e a la demanda tuya, están en medio de, de, de la gente pobre. No están en el centro, no están en la ciudad. Están fuera, en el pueblo. dove c'è la necessità, dove, dove c'è la vicinanza, dove tu apri la porta così e tu ti trovi con tutte le, le persone povere. Non è che tu devi andare a un posto per vederla. Tu apri la porta... E apri loro entrano. Certo. È un contatto tutti i giorni con la realtà, con, con tutte le persone, no? con tutti i ragazzi, i bambini. I salesiani, veramente, io devo dire, fanno un lavoro... Bellissimo. E si trovano in mezzo di questa realtà. E hanno stato in altri posti, però hanno uscito per andare in mezzo alle persone. Lo stesso la, la, la casa provinciale, no? la casa provinciale è in un posto in Kinshasa, povero, veramente povero. E vivono, dobbiamo dire, vivono poveramente. Vivono poveramente. Quindi l'importanza mm. della testimonianza. 100%. Credo che per me, se sì, io devo dire altra cosa, è che i salesiani stanno con le persone, che i salesiani sentono la sofferenza, che ascoltano le persone, che c'è un testimone evangelico chiarissimo. Per me chiaro che uno le fa pensare, no? Eh, beh, da come si può intuire dalle tue parole, anche le pagine di questo diario che ci hai accennato prima eh, sono pagine non di un diario di un professionista che va lì a svolgere certo. un lavoro, ma di un uomo che si lascia solleticare, che, che si lascia eh, interrogare dalla realtà che incontra. E ci sono stati eh, dei motivi di particolare gioia ed entusiasmo in, in questa visita? Sì, eh, bueno, per me la gioia è qualche video registrazione si vede, no? la gioia è, è danzare, la danza, è ballare... Ma la povertà. Vai certo, il sorriso, la gioia che esprime tutto, no? Come, cioè, eravamo tutti eh, pienudi, cioè, senza vestiti, niente, io in mezzo di, di loro a ballare, a danzare cioè esprimere tutta la gioia e uno dice, però c'è la povertà certo la povertà, però questo ti fa pensare dice: va, come, questo mi ha colpito tanto, possiamo guardare il video allora, guarda su questa cosa qua eh, mi viene una domanda, poi ritorniamo sulle questioni più importanti eh, spesso si fanno i confronti no? la città più grande, la città con i migliori servizi eccetera se dovessimo fare allora un metro della felicità. L'Argentina, che conosci, ci sei sì. nato, eh, l'Italia, quindi anche espressione dell'Europa, di questo mondo sì. occidentale, e, e questa situazione di povertà in Congo, però piena di danza e di sorrisi, eh, dov'è che hai trovato più felicità? <ride> Benissimo. No, io sempre ho trovato eh, felicità. Eh, in mezzo ai ragazzi, in mezzo ai bambini, dove ragazzi, i bambini, io mi ho sentito sempre bene, bene e mi ho trovato eh, benissimo, no? non, mai ho sentito che non, non volevo stare, eh, tutto lo contrario, sempre volevo stare ahí, mettermi lì, sentire perché eh, i, i ragazzi, i bambini, i giovani ti portano una cosa, altre cose, diversa al cuore, e questo mi fa bene a me. E, e quei giovani che hai incontrato a Kinshasa e nelle altre sì. opere del, del Congo, che cosa ti hanno chiesto? Cioè, ah. sapendo eh, magari chi sì. eri, e comunque un occidentale in quelle realtà non passa, come dire, sì. inosservato, eh, che cosa ti hanno chiesto? Sì. Eh, io dico, il primo giorno, la prima settimana, io sono stato 15 giorni a full, no? con tutto. No? Eh, eh, la prima settimana, io ho sentito tutto questo, come cosa facciamo, tutto, tu, la sofferenza no? e la chiamata forte al cuore. Al cuore. Dopo questo, ha diventato che noi siamo, possiamo essere nella necessità, nella sofferenza, in tutto questo un segno di speranza. Perché? Perché dopo quando ho arrivato esempio a un luogo c'è i ragazzi, una gioia più grande e le ho detto cosa bisogna? Eh, una palla no? Per giocare. Vai. Un pallone. pallone per giocare, dai. Una, una cosa così c'è cioè, per giocare, per mettere e vai, e altre cose Prendete di qua, sai, bisogna una scuola, bisogna una scuola, noi bisogna andare a scuola. Quindi ti ha chiesto un pallone per giocare a una scuola? Bisogna una scuola, Daniel, per andare a scuola, perché manca tanto la scuola, l'educazione, tanto, tanto, che noi salesiani c'è una... Eh, diciamo Dobbiamo lottare e lavorare tanti per fare questo. No? Cioè io, cioè, questo è nella testa oggi, no? è nel cuore. E tornato indietro da questo, da questo viaggio e sì. da questa esperienza che ci racconti, eh, si sei sentito un po' diverso da prima? È cambiato qualcosa? Sì, sì. Eh, la prima cosa eh, ho chiesto a Dio eh, di mettere più volontà in quello che faccio. Che, lo che faccio mettere la volontà dare tutto quello che io sono cioè, non no, no prendere cosa per impegno. me cioè, sì, tutti i giorni no? può fare questo lo faccio e può andare di qua devo andare no? essere più generoso più generoso e, e, e ringraziare no? e, veramente cioè, una, una poetisa cilena violetta parra ha escrito una, un, una parola de, de, de una poesía muy bella que se si llama Gracias en Español, Gracias a la Vida. Gracias a la Vida. Gracias a la Vida. Y yo veramente te digo, yo he dicho Gracias a la Vida, Gracias a la Vida, prima por la, la mi vida, después por poder estar aquí, poder ayudar, Poter fare qualcosa per l'altro, no? Veramente lo dico, eh, il caffè ha tanti gusti diversi, no? Oggi il nostro caffè eh, profuma e ha il sapore di un grazie alla vita e della generosità. Don Daniel, noi ti ringraziamo, Don Daniel Antuniez, presidente di Missioni Don Bosco. Eh, grazie di cuore, e buon lavoro a te e buona giornata a tutti voi, cari telespettatori.